E buongiorno amici telespettatori, oggi voglio parlarvi di un video che ho visto sul canale di Domingo Poliandri, dove c'era ospite il caro buon vecchio Federico Sanna. Forse i più attenti si saranno accorti che non sono seduto sul mio solito sgabello, in quanto purtroppo 2 giorni fa è venuto a mancare. L'ho rotto, non so come ho fatto, l'ho rotto. E questo non si può vedere dal video, ma il treppiede che uso normalmente mi ci sono seduto sopra e ho rotto pure quello. Questo lo vedo un po' come un sintomo che evidentemente, a discapito di quello che vedremo poi nel resto di questo video, sto veramente diventando molto molto grosso. Bene, ora mettiamo da parte queste quisquilie e veniamo al punto focale del video. E cioè, cosa pensa di me Federico Sanna? Il video di domingo era una carrellata di pareri di Federico riguardanti i vari personaggi fit influencer della community. E di questo, tra l'altro, devo aprire una piccola parentesi. Ringraziare il sultano Domingo in quanto mi ha stupito. Un giorno mi è arrivato anche il tag perché aveva messo il mio tag sotto il video. Ho detto: cazzo, sono in un video di Domingo, ma com'è possibile? Perché forse non vi ricorderete che Domingo aveva detto sempre che non sarei mai e poi mai finito in un suo video pubblico e la motivazione era perché non faccio pubblicità, perché non ti farei mai pubblicità, in sostanza. Di per sé la motivazione era debole perché comunque non è che essere presente in un video cambi chissà quanto, poi a meno che non metti proprio il nome nel titolo. Mi ha fatto solo effetto questa cosa, magari è un tiepido tentativo di riappacificare tutta la community, ci può stare. Comunque, vabbè, da pesce piccolo ovviamente non posso che esserne onorato. Detto questo, cosa pensa Federico Sanna di me? Allora, devo dire che nonostante qualcuno abbia notato magari che ho fatto un reel a riguardo dove sembravo amareggiato dalle sue conclusioni, per fortuna più di qualcuno ha capito che era una cosa puramente ironica e non mi ha dato alcun tipo di fastidio. Anzi, dopo qualche giorno, ed è quel motivo per cui siamo qui oggi, mi ha dato motivo di riflettere su quello che ha detto di me, o meglio, in realtà più su quello che non ha detto. Federico Sanna di me ha detto 2 cose. Ha parlato della vecchie vicende quando io avevo fatto le sue analisi caratteriali dicendo che era un bugiardo patologico e che lui non se l'è presa per questo e che per l'appunto reputavo che lui avesse questo tipo di patologia, cosa che tra l'altro anche al giorno d'oggi non ho motivo particolare di rinnegare, ma non, questo non fa ovviamente di lui una cattiva persona. Semplicemente non so se vi ricordate quel vecchio video dove parlavo delle sue piccole bugie bianche a fin di bene. E in quelle occasioni dissi semplicemente che se una persona mente per determinate cavolate, cose banali, tendenzialmente potrebbero farlo anche per cose più importanti. E a maggior ragione, quando una persona mente pubblicamente, la sua credibilità a livello generale tende a calare. Questo era il discorso. Non gli ho mai detto che è dopato al 100%, ho solo detto che se c'è da avere degli sospetti, di norma se ne hanno di più su chi è già risaputo che è un bugiardo. Poi che lui abbia motivato il suo discorso bugie perché lo facevo per il personaggio, lì ci credo fino a una certa. Federico, siccome eri un po' un cazzone, volevi fare il figo e ci sta, di questo non voglio fartene una colpa, però dire che era preparato per creare il personaggio non ci credo. Non ci credo. Parlando di quello che ha detto di me come personaggio del fitness, allora, ci sono rimasto un po' male, ma non tanto perché abbia detto le fatidiche parole a un fisico normalissimo asciutto, che ci sta a avere, insomma, un fisico normalissimo asciutto. Vabbè, non è che mi ha fatto sorridere quando l'ho sentito, ma non perché sia sbagliato che lo pensi, ma perché in realtà non è così. Nel senso, vi spiego un po' meglio, questo è un discorso un po' ampio adesso. E credo che i parametri nel corso degli anni siano cambiati notevolmente, parlando proprio di estetica, perché se penso al mio fisico attuale, se lo traslassi tipo negli anni 2000-2010 e avessi questo stesso fisico, la gente rimarrebbe notevolmente stupita. Fosse esistito molto il concetto dei social all'epoca, che c'era meno, però c'era Facebook. E penso se alle superiori avessi avuto sto fisico, cazzo, mi avrebbe
chiesto chiunque come avevo fatto ad ottenerlo. Questi parametri sono cambiati drasticamente con l'avvento massiccio dell'utilizzo dei social, cose di cui abbiamo già parlato più volte, ma in realtà non è che sia cambiata appieno la fisicità delle persone, non è che sono tutti diventati dei colossi, è cambiato molto il modo di approcciare il proprio fisico alla telecamera. In realtà i fisici grossi esistevano anche una volta, solo che c'era molta meno apparenza, molto meno desiderio di voler trasmettere un tipo di immagine. Mi viene un po' da fare un paragone, non so se qualcuno di voi gioca a Magic, praticamente una volta c'erano le carte di Magic forti, c'era tipo l'angelo di Serra, non so se qualcuno ha idea di cosa stia parlando, che cazzo costava 5, era un 4-4 volare cautela. E una volta con una carta del genere ci chiudevi le partite, era un top tier, era una carta forte. Ecco, io sono tipo un angelo di Serra, una volta sei stata una carta forte e adesso una carta del genere è pattume, la butti nel cestino, non serve a niente, serve solo come sottobicchiere. Non siamo proprio a questo livello, però c'è stato un notevole sviluppo in quelli che sono i cosiddetti canoni di bellezza, di volumi, di estetica moderni, sono elevati, e quindi c'è questa richiesta sempre maggiore, esagerata, questa sorta di voler arrivare a un punto che è praticamente inarrivabile, perché c'è sempre, ogni giorno c'è sempre qualcuno meglio del giorno prima. Io non sono una persona che sta tanto a flexare, a fare le pose, queste cose qui lo sapete. Da parte mia c'è più che altro quasi un ripudio nel voler stare effettivamente lì a mostrare una costante esibizione del corpo. Più che altro perché, scusate, mi sto dicendo magari una cosa che a qualcuno potrebbe dare fastidio, io mi sento un po' un pagliaccio, cioè ok che lo sono in generale, però stare lì proprio a mostrare il corpo, a fare le pose, mi sento un po' stupido, quindi di base non lo faccio, non provo neanche a ricercare la luce giusta, la posizione, lo faccio ogni tanto, però cerco sempre di farlo in un modo che non mi senta troppo un coglione, ok? In ogni caso, per questi aggettivi che mi ha dato Federico Sanna dell'essere normalissimo, asciutto, nulla di che, così, no, ripeto, non me la sono presa, per mettermi i piedi in testa ci vuole Ben Affleck. Rispetto poi a come ha analizzato gli altri personaggi durante il video, tipo, che ne so, Danny Enrico, Flavio Rapponi, Aldo Masolo, Masolo, tutti questi altri personaggi, comunque ha guardato anche alcune caratteristiche loro fisiche, tipo lui ha pochi polpacci, lui è poco ampio di dorso, cose così. Di me, boh, non ha detto niente, ha detto un fisico normale, asciutto e basta. Cioè, allora, per il fisico non posso paragonarlo agli altri. E già qua, ma perché non puoi paragonarmi agli altri? Puoi dire che sono secco, cioè puoi dire, non lo so, Mattia Cadino è enorme, è grosso, Principe invece ha dei volumi ridotti. Cioè, nel senso, non ha sviluppato un'argomentazione sulla mia fisicità. Ha solo detto non posso paragonarlo agli altri. Ma perché no? Perché no, tra l'altro è un fisico migliore di alcuni di quelli presentati nel video, quindi in realtà il paragone ci può sempre essere. Per il discorso social ha detto non posso commentare il contributo che porta perché non posso farlo. Ma perché no? Cioè, perché non ho capito se intendeva perché non porto un tipo di contenuto riguardo il fitness, perché parlo e basta e non c'entra niente con... Cioè, non ho capito qual era il punto. Cosa vuol dire che non porto contenuti sul fitness? Quella parte non l'ho capita. Federico, spiegati meglio. Mi ha dato fastidio, però ho detto perché non si può giudicare quello che porto sui social? Ok, magari nei video non sto tanto a fare, nei video questi lunghi qua di YouTube, non faccio gli esercizi di solito, anche se lo farò presto, di allenamenti. Però negli short metto spesso le mie prestazioni, i miei esercizi, le cose. Cioè, quindi si può giudicare quello che faccio. Cioè, cazzo, avete fatto una sfida di te, Domingo, Pici, di Chin-Up? Cazzo, vi cago in testa tutti in Chin-Up. Come fai a dire che non puoi giudicarmi a livello di prestazioni, di quello che porto? Scusa, Federico, sto scherzando ovviamente, però, cazzo, sì che puoi giudicarmi in quel senso. La tua disamina su di me è stata un po' troppo affrettata, mi hai liquidato in 2 secondi, non hai detto niente, hai detto sì, boh, Principe dice 2 stronzate, dice che sono un bugiardo e fine. Potevi dire qualcosa di più, ero curioso di sentire qualcosa, magari dimmi che non lo so, che non ho i polpacci, che ho un po' di ciccia, che qualcosa, volevo sentire qualcosa, no, non posso giudicarlo, perché no, vabbè. Poi in realtà il resto del video, devo dire, a me è piaciuto,
perché comunque degli altri invece ha sviluppato delle belle argomentazioni dicendo: questo non lo provo perché fa utilizzo di doping, a lui non mi piace per l'estetica, non mi piace come si allena. Mi sono piaciute le argomentazioni che ha portato sugli altri influencer, e quindi in realtà il mio rammarico è che non l'abbia fatto anche con me, tutto qua, questo è il mio dispiacere. Comunque Federico, hai detto, non hai mai avuto il piacere di incontrarmi, un giorno ci incontreremo, adesso tu non hai più Instagram, ma ti prometto che un giorno ci incontreremo e ti mostrerò quanto un fisico normalissimo asciutto può spanarti il culo su tutti gli esercizi. No, sto scherzando, su tutti no, però su molti sì. E va bene, allora, io vi ringrazio tantissimo. Ovviamente non ho potuto mettere parti del video di domingo perché avrei dovuto frammentarle in brevissimi pezzettini, perché sennò poi mi arriva lo strikino. E insomma si sa, chi di strike ferisce, di strike perisce. Saluto a Domingo comunque. E niente ragazzi, vi ringrazio tantissimo, ci vediamo al prossimo video, ciao. Principe calistenico. Che? Ragazzi, principe calistenico, 80% schiettezza, 19% calistenics, 1% calistetris. Calistetris, ma chi è qui?